Beh, la mia missione è quella sicuramente di continuare nel solco dei miei predecessori, quella che è l'attività istituzionale dell'Arma, che si basa su una grande attività di sinergia con le altre forze di polizia sotto la sapiente guida della magistratura e della prefettura. Sono arrivato in un territorio che è veramente bellissimo e affascinante. E voglio e desidero dare il massimo impegno per continuare nella tradizione dell'Arma dei Carabinieri di essere vicini alla popolazione, alla cittadinanza e rispondere nel più breve tempo possibile a tutte quelle che sono le esigenze e le criticità che si vengono a creare in un territorio, sia da un punto di vista ambientale, così eccezionale e fantastico, ma anche che ha saputo nel tempo trovare e manifestare quella dignità e quell'orgoglio quando ha dovuto, insomma, vivere momenti di particolare difficoltà. Quindi ci teniamo a rispettare la cittadinanza, la popolazione col nostro massimo impegno. Lei Ricostruzione parla. green sono i due temi, no? Ricostruzione e ambiente. Assolutamente sì. Noi puntiamo molto a quello che è il rispetto dell'ambiente, il rispetto della legalità, anche e soprattutto nella gestione di questi grandi flussi economici che stanno arrivando. È un importante momento per costruire insieme una società migliore, già anche migliore di quella che già c'è, che sicuramente fa già invidia a tante altre realtà del territorio nazionale, insomma. Senta, colonnello, rapporto di prossimità con le persone, la vostra presenza, aumento di pattuglie, quello che è la percezione della sicurezza. La percezione della sicurezza che va al di là di quello che è un numero, che può essere il numero delle pattuglie, il numero delle persone, è soprattutto un aumento della capacità di ascoltare e di rispondere in brevissimo tempo a quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Grazie.